Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi vi parlo di una cosa che riguarda poco i droni, sempre parte dei droni, che però è essenziale per avere delle fotografie belle, perché i nostri droni sono sostanzialmente delle macchine fotografiche volanti, per come le concepiamo noi, almeno per come le intendo io, ecco. Quindi il problema qual è? Che negli Zino 2 e Zino 2, Plus, sostanzialmente, quindi la versione 2, Zino 2 normale, eccetera, della Upsan, che genera questi file RAW che sono sostanzialmente verdi, hanno dei dominanti verdi al proprio interno. Dopodiché io ho già fatto dei test, le foto non sono neanche proprio così male se vogliamo andarle a vedere. Il problema è che Upsan si deve dare una svegliata e deve andare a eliminare queste dominanti direttamente di fabbrica, perché non è possibile che una persona compri un drone e poi deve diventare un esperto di Photoshop per poter tirare via queste dominanti. Detto questo, ragazzi, io purtroppo utilizzo solo come software Photoshop perché secondo me è il migliore e se dovete investire del tempo per imparare ad usare un software è meglio che spendiate del tempo per sfruttarlo con il software che è quello migliore, ecco. Detto questo, andiamo al video. Quindi noi adesso andremo ad utilizzare come strumento il metodo delle curve. Quindi lui che cosa fa sostanzialmente il programma? All'apertura, quindi prende. Una volta definito il tutto, quindi adesso andiamo a vederlo, prende il bianco, il grigio medio sostanzialmente, un grigio al 18% e il nero e cosa fa? Prende questi colori e dice ok, questi sono quelli che ci sono effettivamente e quindi va a rimuovere tutte le dominanti di colore e lo fa in maniera automatica, quindi è una cosa meravigliosa da fare. Andiamo a vedere, allora prima di tutto dobbiamo andare ad aprire la nostra foto, ne prendiamo una a caso, un tramonto qualsiasi, eccetera. Si aprirà in questo caso Camera RAW perché stiamo parlando sempre di un formato RAW, quindi un formato grezzo digitale. Apre immagine, come potete vedere era completamente verde l'immagine. Dopo che cosa andiamo a fare? Andiamo innanzitutto a sbloccare il livello con livello 0. Se volete si può fare anche un duplica livello per duplicarlo e spegniamo l'altro. Andiamo poi sulle curve. E verrà creato un nuovo livello curve, quindi un livello di regolazione sostanzialmente. Tenendo premuto il tasto Alt, mi raccomando, questo è importante, andiamo su Auto. Ok? Come potete vedere, la foto comunque adesso è ancora verde, quindi ottimizza luminosità. Quindi lui che cosa fa adesso? Bisogna andargli a dire di trovare i colori chiari e i colori scuri. Quindi lui, come dicevo prima, fa ombre, mezzi toni e luci, quindi bianco, grigio e nero, il metodo che vi ho detto prima. Detto questo, ragazzi, gli diamo ok e è finito sostanzialmente. Non dobbiamo andare più a fare nient'altro. L'unica cosa per cui dobbiamo andare, perché vedete, come potete vedere, i colori sono tornati quelli che erano originali. Possiamo andare in filtro camera RAW. Una volta poi andato a definire il tutto, andiamo in filtro camera RAW col livello appropriato, quindi il nostro livello 0. Come vedete, è ancora praticamente verde perché è la curva di livello che fa apparire l'immagine com'è. Gli diamo ok. Se volete fare un lavoro pulito, ora i veterani diranno che una cosa del genere non si può fare, però unisci i livelli in modo tale maniera che voi avete un solo livello e un solo coso di cioè ne avete uno e fine. Andiamo quindi a selezionare, andiamo sempre in filtro camera RAW e da qui potete modificare poi tutte le impostazioni. Adesso se gli schiacciamo un'auto giusto per farvi vedere come esce la foto. Se adesso poi andiamo ad una visualizzazione anche se fosse del 100%, qui era già sera, diciamo, quindi già sera, era già brutto, quindi la luce non era ottimale, però onestamente a me la camera dello Zino 2 Plus piace davvero, davvero tanto. Quindi onestamente io ve lo consiglio e come potete vedere comunque le foto non sono male, ecco. Poi era una giornata anche con un pochino di nebbiolina, quindi non era al massimo per poter usare il drone. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, il software elabora in automatico il tutto, quindi genera delle foto che sono accettabili, dopodiché vanno comunque modificate perché ricordiamoci sempre che il RAW è il negativo della macchina fotografica, quindi è il negativo, diciamo, quello che veniva definito della pellicola, sostanzialmente, quindi è un file grezzo che viene sfruttato, cioè viene preso direttamente dal sensore senza nessuna elaborazione e siamo noi, quindi in questo caso, a dover andare a fare un'elaborazione su quello che più ci piace o quello che vogliamo fare, ecco, quello che vogliamo tirare fuori dal nostro scatto.
Dato questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi torni utile. Purtroppo so che Photoshop è per alcuni un programma di nicchia, però se davvero volete spendere del tempo per un programma di video editing, prendetevi Photoshop perché davvero è il migliore in assoluto, ecco. Detto questo, ragazzi, io vi rinnovo di iscrivervi, di mettere un like se il video vi è tornato utile, di scrivermi qui sotto nei commenti per ulteriori domande, chiarimenti, eccetera. Siamo quasi alla soglia dei 130 nel momento in cui registro questo video, quindi vorrei ringraziare tutti, davvero grazie ragazzi, del supporto. Grazie mille a tutti. Ciao ragazzi.